La Francia passa in Portogallo, Kanté decide un match molto teso e comunque molto importante per questa Nations League, ma questa non è l'unica partita Francia-Portogallo di un sabato che sicuramente ci ha regalato tanti gol con questa competizione. Germania, Spagna, Ucraina, Svizzera, giocano tutti, Croazia, tanti club, Svezia, oggi hanno giocato tante, non club, scusate, nazionali e tutte comunque ci hanno regalato belle occasioni, belle giocate, bei gol. Sicuramente un bel sabato per quanto riguarda le nazionali, anche se ovviamente quando non gioca l'Italia non è neanche minimamente paragonabile ad un sabato magari di Serie A o comunque di calcio europeo di club. Comunque parliamo, partiamo col parlare della partita più appetibile di questo sabato sera, ovvero ve l'ho detto, Francia-Portogallo. I francesi vincono con la rete di Kanté, rete importantissima, ragazzi, perché adesso la Francia va avanti al Portogallo, la Francia scavalca il Portogallo, meglio, prima erano pari, adesso la Francia allunga più 3 sui portoghesi, vittoria secondo me meritata perché nel primo tempo la Francia ha giocato praticamente da sola, Portogallo tutta trazione posteriore, tutto all'indietro, tutto in difesa, la Francia comunque sembra che non riesca proprio a segnare, sembra che la porta di Rui Patricio sia stregata, ci provano tutti, ci prova Martial, ci provano tutti, dal primo all'ultimo, anche Coman, anche Rabiot con quella giocata che poi alla fine è diventato un assist per Martial, però alla fine Rui Patricio, come nel 2016, come nella finale dell'Europeo di 4 anni fa, si oppone sempre in maniera pronta, questo nel primo tempo, perché ironia della sorte, nel secondo tempo la Francia passa in vantaggio proprio sfruttando un errore abbastanza grossolano e quasi elementare, direi, di Rui Patricio, tiro non irresistibile, comunque tiro tra virgolette parabile che si poteva prendere, respinto in maniera centrale, in maniera sbagliata dal portiere portoghese, arriva Kanté che da due passi fa il gol dell'1-0, gol che alla fine sarà il gol decisivo, la rete decisiva che darà i 3 punti, che consegnerà i 3 punti alla squadra di Ronaldo, Ronaldo che oggi non è riuscito a spezzare la sua maledizione contro la Francia, è veramente una bestia nera per lui che già a Parigi 4 anni fa era stato costretto ad abbandonare il campo intorno al 20esimo, comunque per un infortunio subito e quella sembrava essere proprio una sconfitta per il Portogallo. Immaginatevi, giochi in uno stadio tutto contro di te, in trasferta contro una squadra molto più forte, ti si fa male anche il campione, l'unico grande giocatore che è in rosa. Sembra che la partita sia persa, sembra che ormai tutto sia perduto e invece il Portogallo, ve lo ricordo, quel giorno vinse con la rete dell'uomo meno atteso di Eder. Comunque, e alla fine il Portogallo oggi ci ha provato, si è scoperto, è andato a giocare un po' con la trazione anteriore questo Portogallo alla fine, perché ovviamente se perdi 1-0 in queste condizioni di classifica non puoi più pensare di difenderti, andava a giocare offensivamente, ci ha provato anche Mourinho, ci ha provato lo stesso Ronaldo, però alla fine la Francia ha eretto un muro, la partita è terminata 1-0, ma come vi avevo preannunciato, come vi avevo detto, questa non è stata l'unica partita del giorno. Abbiamo visto nello stesso girone della Francia anche la Croazia che ha perso contro la Svezia, Croazia che quindi ormai ragazzi è condannata, penso, pensiamo tutti all'ultimo posto, Croazia che attualmente è dietro anche alla Svezia, Kulusevski che aveva comunque, che era rimasto in panchina nelle ultime uscite, ha giocato veramente molto molto bene. Spagna e Svizzera pareggiano 1-1, la Spagna aggancia nel finale la Svizzera e comunque cerca di rimanere sulla scia della Germania che però oggi complice anche la vittoria in Ucraina ha staccato il pass per il primo posto perché adesso vediamo un girone un po' particolare con la Germania al primo posto, la Spagna al secondo e poi ovviamente Svizzera e Ucraina, quindi un girone sicuramente bello, sicuramente entusiasmante, però io non mi aspettavo dopo tutte le ultime partite che abbiamo visto, vedere la Germania, di vedere la Germania al primo posto. Comunque la Germania che ha pareggiato un po' ovunque, ha pareggiato contro la Svizzera in casa, ha pareggiato contro la Spagna. Mi aspettavo una Germania diversa e invece la Germania, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, adesso è prima nel girone. Comunque grande sabato di Nations League, tanti gol, tante occasioni, tante belle partite, 4 bellissime partite della nostra Nations League. Il video è finito, vi ringrazio per averlo visto, vi ricordo che sarei molto molto molto
molto contento se lasciaste un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti ragazzi, noi ci vediamo domani ovviamente con i post partita delle altre gare della Nations League, compresa logicamente ovviamente la nostra Italia. Ciao, buonanotte.